tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Aggredito da un magrebino, il luogotenente Gino Procida ha finito in ospedale con 30 giorni di prognosi. Stava rientrando da Sant'Angelo in Vado, dove aveva svolto le indagini sull'omicidio di Ismaele. Si è spento all'età di 71 anni Paolo Belia, componente storico del comitato Pro Marotta Unita. Signora di 75 anni colpita da un malore in spiaggia a Pesaro, trasportata in ospedale in codice rosso. Migliorano le condizioni critiche del 22enne nigeriano che ha rischiato di annegare al Lido 2 a Fano. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Lutto cittadino oggi a Sant'Angelo in Vado, dove si sono svolti i funerali di Ismaele Lulli, il giovane 17enne ucciso per gelosia da due albanesi. Servizio di Marco Ferri. Per l'ultimo saluto a Ismaele, la mamma ha scelto questa chiesetta che si trova proprio di fronte alla casa dove era nato 17 anni fa e dove oggi abita la nonna. Santa Maria fuori le mura, a Sant'Angelo in Vado, strapiena di amici, conoscenti e autorità civili e militari. Fuori tutto il paese, che si è letteralmente fermato per stringersi attorno ai familiari. Ismaele, un ragazzo timido, sempre sorridente, ben voluto da tutti. Un giovane che ha lasciato nei cuori di chi lo ha conosciuto un vuoto incolmabile e tanti perché. Perché una morte così violenta e atroce non ha una risposta facile da trovare, anche se cercata con gli occhi della fede. Lacrime e commozione al termine delle esequie, quando dal pulpito hanno letto i messaggi gli amici di sempre, gli amici di Ismaele. Non c'è spazio tra noi qui sulla terra per gli angeli. E poi striscioni, palloncini bianchi, toccanti anche le parole del vescovo. Fa che la morte di Ismaele ci renda attenti ai giovani, ha detto Monsignor Tani, ancora convalescente dopo un'operazione. Aiutaci a dialogare con loro, a prenderci cura di loro. Quanto inferno in chi ha causato tutto questo. Signore, non dimenticarli, solo la tua misericordia li può raggiungere. Così invece lo ricorda uno dei suoi amici più stretti. Non riesco a crederci alla cosa, non mi sembra vero. Sono entrato anche dentro, mi sono trovato un amico in una bara che, non so, lì per lì, capito? Non lo so, ti strappa ogni emozione, non sai cosa... Non ti capaci, dici perché è lì, perché, per cosa, cosa ha fatto di così male, cosa può essere successo, non ti viene. Io anzi oggi lo volevo chiamare, o Isma esci, o Isma, tanto ogni 3 giorni ci sentivamo, sì o no, per forza ci sentivamo, mi ha fatto strano. Mi sono trovato un fratello rubato, una madre, un padre, come adesso da un giorno all'altro non ti trovi più nessuno, capito? Ti fa strano, fa molto strano.
Un momento di buio che ancora oggi Igli Meta, il ventenne albanese finito in carcere per l'omicidio dello studente 17enne Ismaele Lulli, non sa spiegare. Non so cosa mi sia successo in quel momento, ha detto la scorsa notte al PM di Urbino Irene Lilliu, durante un interrogatorio durato oltre 6 ore, da lui stesso richiesto tramite il suo legale Salvatore Asole. Secondo l'avvocato, Igli ha ammesso di essere lui l'autore materiale del delitto e non l'amico Mario Mema, di 19 anni, anche lui finito in carcere. Un delitto commesso per gelosia. Igli non sopportava l'idea che Ismaele avesse una relazione con la sua ragazza. Una frequentazione del tutto innocente, secondo la ricostruzione degli investigatori. L'albanese ha cominciato a collaborare, fornendo indicazioni sul luogo in cui ha lasciato l'arma del delitto, un coltello, in località San Martino in Selvanera. Secondo l'avvocato Asole, non c'è stata premeditazione. Un racconto coerente con quanto raccolto nelle indagini dei carabinieri, tanto che il PM non gli ha mosso nessuna contestazione. Igli, nella sua versione dei fatti, avrebbe portato Ismaele in cima ad un poggio in località San Martino per un chiarimento o per dargli una lezione. Nella versione di Meta, il complice, lo stesso 17enne, avrebbe accettato di essere legato con del nastro adesivo, come per un vero interrogatorio. A quel punto un raptus, o come dice il legale, un momento di buio con il fendente al collo che ha quasi decapitato Ismaele e poi il corpo gettato giù da un dirupo. Ancora da chiarire il ruolo di Mario Mema, al quale peraltro Igli non ha cercato di addossare alcuna responsabilità. Tramite l'avvocato Asole, il ventenne ha chiesto ieri perdono ai familiari di Ismaele e alla comunità di Sant'Angelo in Vado. E non è escluso, ha detto ancora il legale, che scriva direttamente alla famiglia, ma assolutamente non per avere sconti di pena. Igli lo farà solo perché ha capito l'enormità di quello che ha fatto. Il feretro di Ismaele è stato accompagnato da un lunghissimo corteo che si è snodato per le vie deserte di Sant'Angelo in Vado. E Marco, sulla convalida degli arresti si sa già qualcosa? Sì, probabilmente l'udienza si terrà nella giornata di domani, venerdì, e quindi domani con tutta probabilità gli arresti verranno convalidati. Bene, grazie a Marco Ferri. Ed era da poco rientrato a casa da Sant'Angelo in Vado, dove aveva trascorso 48 ore a dare la caccia agli autori dell'omicidio di Ismaele, quando il comandante del nucleo investigativo dei carabinieri di Pesaro Urbino, Gino Procida, è stato aggredito da un magrebino di 47 anni. È accaduto l'altro ieri dopo che il luogotenente, sentendo le voci di un vicino di casa che stava discutendo animatamente con un uomo per un parcheggio conteso, ha deciso di scendere e di intervenire. Il 47enne, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol, continuava a reagire con insulti e minacce nei confronti del vicino. A quel punto Procida, qualificandosi come appartenente all'arma dei carabinieri, ha cercato di riportare la calma, ma è stato colpito dal magrebino con calci e pugni al costato e al collo. Portato all'ospedale, è stato ricoverato a causa della frattura di una costola e la lesione della milza. Ne avrà per almeno 30 giorni. L'aggressore invece, residente da anni a Fano, pluripregiudicato ed è all'abuso di alcol, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per violenza e resistenza pubblico ufficiale. È stato condotto in carcere dai carabinieri della stazione di Fano ed ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria. E si sono svolti oggi pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Apostolo i funerali di Paolo Belia, figura di spicco del Comitato Pro Marotta Unita. Si è spento all'età di 71 anni, colpito da un'emorragia interna nel pomeriggio di mercoledì. Paolo Belia, figura di spicco del Comitato Pro Marotta Unita, che si è sempre battuto per la città in cui si era trasferito da 45 anni. Belia, classe 1944, originario di Bastia Umbria, a breve si sarebbe dovuto sottoporre a un intervento chirurgico, ma il suo cuore ha cessato di battere prima. Nostro affezionato telespettatore in questi anni ci ha contattato per numerose segnalazioni, a dimostrazione del fatto che era particolarmente legato a Marotta, l'aveva nel cuore. Dopo essere stato nell'88 tra i fondatori del Comitato Pro Marotta Unita, si è sempre prodigato per raggiungere l'obiettivo dell'unificazione.
È stato per anni il presidente del locale Circolo Acri e da poco ricopriva anche il ruolo di consigliere dell'associazione Città Fortuna Marotta Mondolfo. A ricordarlo a nome di tutto il comitato è Gabriele Vitali. Il presidente ci racconta delle accese discussioni che avvenivano con lui durante le riunioni in cui dovevano essere prese decisioni importanti. Era un personaggio puntiglioso, ci dice, ma già il giorno successivo mi faceva trovare la merenda pronta a casa sua oppure mi portava degli ortaggi, come per cancellare le nostre scaramucce. È indimenticabile il suo forcone e la bandiera nera che posizionava nei punti considerati pericolosi o comunque da ripristinare o ristrutturare. Qui lo vedete nei nostri servizi, durante le tante richieste e battaglie da lui portate avanti, come quelle per la bonifica del canale di Scolo che sfocia in via Ferrari, oppure l'aumento dei parcheggi per i disabili, o quelle che fece lo scorso novembre per la ristrutturazione del sottopasso delle Rane. I funerali di Belia si sono svolti oggi pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Apostolo. Il 71enne lascia alla moglie un figlio e il fratello Fausto. Ringrazio Fano TV per il suo intervento e arrivederci a presto, non molto lontano. Una signora di 75 anni è stata colpita da un malore oggi pomeriggio intorno alle 18 mentre si trovava in spiaggia ai Bagni Robi a Pesaro. Immediati soccorsi dei sanitari del 118 che hanno trasportato la donna in codice rosso all'ospedale San Salvatore di Pesaro. Migliorano invece le condizioni cliniche del 22enne nigeriano che ieri pomeriggio ha rischiato di annegare al Lido 2 a Fano. Arrivato in Italia 4 mesi fa, il giovane aveva deciso di andare a fare un bagno al mare insieme degli amici, un bagno al largo a circa 150 metri dalla costa che avrebbe potuto costargli la vita. Due bagnini di salvataggio, dopo averlo visto galleggiare in acqua, faccia in giù, sono andati in suo soccorso trasportandolo a riva. Poi, intorno alle 17.30, tramite gli autoparlanti della spiaggia, è stato richiesto se tra i bagnanti era presente qualche dottore, a quel punto che un medico ha sentito l'annuncio e si è precipitato a praticare le tecniche di soccorso per liberare i polmoni dall'acqua. Il 22enne è stato trasportato dal 118 a Santa Croce di Fano e a fare il punto sulle sue condizioni cliniche è Augusto Sanchioni, direttore facente funzioni del reparto di rianimazione dove è ricoverato il ragazzo. Al paziente ha detto è stata sospesa la sedazione e respira spontaneamente. È lucido e collaborante. Presto lascerà la rianimazione. E ancora cronaca, perché un incendio di vaste dimensioni è divampato oggi intorno alle 13.45 in una palazzina in strada in sala a Pesaro. A prendere fuoco per cause accidentali 100 metri quadrati di un tetto in legno che alcuni operai stavano ristrutturando applicando della carta catramata. Visto che stavano appunto preparando il catrame, probabilmente una scintilla ha innescato il rogo. Sul posto, oltre ai carabinieri, 10 uomini e 4 mezzi dei vigili del fuoco di Pesaro che dopo aver spento l'incendio hanno dichiarato inagibile il sottotetto. Per fortuna nessun operaio è rimasto ferito e gli appartamenti sottostanti non sono stati coinvolti dalle fiamme. Ed ora apriamo la pagina della cronaca, perché il movimento giovanile di Forza Italia scende in campo per ridare ossigeno al partito a livello locale e regionale. Uno dei loro obiettivi è quello di far emergere le criticità cercando di risolvere i problemi con idee fresche e innovative. Servizio di Lino Balestra. Nuova linfa ai vertici del gruppo giovanile di Forza Italia a livello provinciale. Una riconferma per Mattia Omicioli, coordinatore per Fano, e una nuova investitura per il 17enne Domenico Carbone, vice coordinatore provinciale. Un gruppo giovanile, quello di Forza Italia, che ha già fatto sentire la propria voce a Fano effettuando un giro per la città, evidenziando le criticità che un turista incontrerebbe, ma che ha anche in serbo altre azioni per affermare la propria identità e collaborare con i vertici del partito locale per dare il proprio contributo e apporto costruttivo in un'ottica giovanile dei problemi di Fano. Abbiamo per esempio già visto le zone più degradate ed è un punto su cui vogliamo focalizzarci molto. Poi chiaramente tramite l'osservazione e l'informazione, che sono due cose basilari nella politica ma che trovo giusto, sulla quale trovo giusto porre poi un accento. E vogliamo diciamo fare un discorso più in generale su quello che manca in questa città dal punto di vista delle politiche giovanili, dal punto di vista culturale o turistico. Il mio obiettivo sia quello di cercare di trovare più persone, cioè quindi far crescere sia numericamente ma anche qualitativamente il gruppo giovanile per cercare di risolvere
se non, magari non ci dovessimo riuscire, soprattutto di rendere noti i problemi che ci sono all'interno dei nostri comuni. Un gruppo, quello dei giovani di Forza Italia, che vuole camminare però con le proprie gambe a livello regionale e in parallelo con i vertici del partito, ma che si vuole affrancare con proprie idee e proprie proposte. Noi ci vogliamo proporre come la classe dirigente del futuro, siamo diciamo giovani, io ho 22 anni e sono coordinatore regionale, ma ecco, i ragazzi sono forse anche più giovani di me, però crediamo che con la forza e con la tenacia gli obiettivi li possiamo raggiungere. La provincia di Pesaro Urbino ha fatto un ulteriore sforzo per reperire le risorse, consentendo al CRAS, Centro Recupero Animali Selvatici, di proseguire la propria attività almeno fino al prossimo 10 agosto, in attesa di soluzioni definitive per le quali l'ente sta dialogando con la Regione Marche e altri soggetti istituzionali. Una piccola boccata d'ossigeno, la chiusura era prevista per oggi, per una struttura di grande importanza, ma che in base alla legge del Rio non rientra più tra le competenze fondamentali della provincia e dovrà essere trasferita alla regione insieme a settori come cultura, turismo e formazione professionale. Allarme lupi invece a Fossombrone, lungo la strada nuova che porta al convento dei Cappuccini. Li ho contati, erano 8, segnala un residente. Hanno attraversato la strada in branco e sono poi entrati nel bosco in cima alla collina. Di notte sentiamo i nostri cani di guardia guaire e è un segnale di paura, dice, perché i lupi scendono e perlustrano la zona. Abbiamo chiesto aiuto, vorremmo spaventarli in modo che non si avvicinino alle abitazioni. Cosa succederà d'inverno? Si chiede il nostro telespettatore. Poco lontano da qui, mesi addietro, hanno colpito due volte lasciando sul terreno le carcasse di pecore e caprette. Hanno saltato il recinto, conclude, senza temere nulla. Cambiamo decisamente argomento perché apriamo la pagina degli eventi. Pagina degli eventi con la Fano dei Cesarini, che è stata organizzata dal gruppo Genitori di Sant'Orso e che è tornata domenica scorsa ad animare il quartiere. Chi voleva saziare il proprio appetito di romanità, quest'anno ha avuto a disposizione la Fano dei Cesarini, organizzata per la terza volta dal Comitato dei Genitori di Sant'Orso. E se pensate che Cesarini stia a significare un evento piccolo, vi sbagliate, perché in realtà sottolinea solo che i protagonisti sono i piccoli e le loro famiglie, ma gli ingredienti sono in grande, come la sfilata in costume romano partita dalla piazzetta del centro commerciale e l'accampamento romano con tanto di centurioni e proconsoli. Un determinante apporto quindi della colonia Iulia Fanestris, che con la didattica ha catalizzato l'attenzione dei tanti bambini presenti. Un lavoro corale, sottolinea Piero Valori, con la collaborazione di diverse associazioni. C'era parecchia carne al fuoco, compresa la nostra, per il caldo che c'era qui questa giornata. Veramente un grazie a tutte le associazioni, non mi stancherò mai di dire grazie all'Avis, alla Proloco. Oggi è venuta anche la Speranza per Federico, l'associazione Maruzza, sempre la colonia disponibile alla nostra piccola manifestazione quartierale, sempre un po' più in grande. Sono venuti i cavalli, sono stati la ciliegina sulla torta, gli sbancati e la parte cinofila. Io direi un grazie a tutti. Quest'anno, per problemi di bilancio, la romanità a Fano si è celebrata solo con la Fano romana, circoscritta a 3 convegni e altrettante visite guidate. Ma questo evento, dedicato a tutti i bambini da 0 a 99 anni, come recita lo slogan, ha avuto e merita il pieno sostegno dell'amministrazione a prescindere. Veramente una bella festa e la cosa bella è che c'è la famiglia, genitori con bambini, con nonni, è una festa per tutti, quindi complimenti ancora per chi lo organizza e soprattutto un grazie a tutti i volontari, perché le idee, se non hanno le gambe, poi non vanno avanti, e qui le gambe sono le gambe dei tanti volontari di Sant'Orso che hanno fatto veramente una bella cosa. Tra il buon cibo e la didattica e gli spettacolari svicoloni dei cani della Agility Dog, il tempo passa e così, verso il calar del sole, arriva il momento clou, la corsa delle bighette, dove i bambini si divertono e i genitori tirano la carretta, pardon, la bighetta. Partita, la prima semifinale, il netto vantaggio, la famiglia, la famiglia di Castocetto.
In merito agli eventi estivi annullati è intervenuto l'ex sindaco di Fano Stefano Aguzzi, che invita la nuova giunta a fermarsi, a riflettere ed evitare il continuo vittimismo dato dalla mancanza di soldi. La nuova amministrazione, secondo Aguzzi, segue le linee dettate dall'interno del gruppo dirigente del PD, promuovendo solo iniziative gradite a quell'area come il Festival Passaggio e quello del Jazz. Aguzzi inoltre dà un consiglio al primo cittadino, e cioè quello di trovare all'interno del bilancio comunale qualche decina di migliaia di euro per rimettere subito in campo quelle iniziative come i itineris e il carnevale estivo che caratterizzavano l'estate fanese e stimolavano tanti turisti a frequentare il territorio. A volte, afferma l'ex sindaco, si fa più bella figura ad ammettere un errore che a perseverare nello stesso. Cercasi pazienti per pronto soccorso è il titolo della commedia che questa sera fra poco andrà in scena alle ore 21 all'Arena BCC di Fano. Domani sera invece, venerdì 24 luglio, verrà proiettato il film Made in Fano, Gli Sbancati, la pellicola che lo scorso inverno ha ottenuto un grandissimo successo rimanendo nelle sale cinematografiche per ben 8 settimane. Allora quindi presso l'Arena BCC Fano, nell'ambito degli spettacoli Teatro Sotto le Stelle, venerdì 24 luglio andiamo a proiettare il film Gli Sbancati. Sì, Gli Sbancati 1, visto e considerato che stiamo già lavorando, abbiamo già fatto il primo ciak per Gli Sbancati 2, daremo continuità a questa cosa quindi. Per chi non l'avesse visto, ecco, il film Gli Sbancati andrà proiettato presso l'Arena BCC. Questo credo che sia importante perché è un evento di grande importanza per Fano, per il dialetto fanese, ma anche per vivere delle storie, una storia, quella degli sbancati, che ha del quotidiano, che possiamo vivere tutti nell'ambito delle nostre giornate fanesi. Ed è anche importante per un altro motivo, perché Henry Secchiaroli con la Ego Film ha deciso di donare l'incasso alle compagnie teatrali. Molto importante questa cosa perché, visto il periodo in cui andiamo, periodo di crisi, quanta difficoltà c'è nel portare in scena le commedie dialettali, direi che è veramente un bel gesto. Quindi grazie ad Henry Secchiaroli, mi rivolgo anche a voi compagnie del teatro dialettale, venite numerose e portate tanta gente, un'occasione in più per poter lavorare anche in un futuro. Quindi mi raccomando, venerdì 24 luglio il film, il cult del teatro, il cult del dialetto fanese, Gli Sbancati all'Arena BCC Tre Ponti, venerdì 24 luglio, mi raccomando. È nato a Formentera e portato all'Arzilla di Fano il Love Flower Party, è in arrivo con 3 giorni di eventi dedicati agli anni 70. Gli anni 70 sono simbolo di libertà, di massima trasgressione, amore libero e lotta politica. Sono gli anni dei figli dei fiori, dei cappelloni e dei pantaloni a zampa di elefante e di improbabili mode futuristiche. Ma anche gli anni della musica, talmente bella che così bella non la faranno più. Sono gli anni dei concerti rimasti nella storia, Woodstock con Jimi Hendrix e il Festival dell'Isola di Wight con i Doors e Jim Morrison, e gli artisti della mitica Motown Records con Stevie Wonder, i Commodores e Donna Summer. Insomma, se c'è qualcosa che ricorda più di altre quel periodo di massima libertà è proprio la musica. E allora una 3 giorni dedicata a quel caleidoscopio di musica e colori che sono stati gli anni 70 ci vuole. Una bella iniziativa che non si limita solo alla parte, diciamo, musicale, non è il classico flower power, musica e cena, ma quest'anno ci saranno anche dei convegni, sarà spiegato un po' tutto quello che accadeva all'epoca, ci interverranno anche dei noti personaggi che parleranno delle proprie esperienze, interverranno dei DJ dell'epoca. E per chi l'ha girata nei piatti e mixata nelle discoteche dal vivo è proprio una bella riscoperta. Nell'occasione di questo straordinario evento avrò piacere di suonare in vinile, e suonare in vinile, sappiamo bene, non è per tutti. E poi, visto il grande successo e il grande afflusso di gente creato dagli anni 50 nella vicina Senigallia, a Fano si potrebbe fare un emulo per i favolosi anni 70. Io credo che avrà un grande successo perché la gente ha voglia di stare insieme, si risentiranno musiche straordinarie, atmosfere particolari, cibi, cocktail, e quindi mi pare che sia un mix di successo quello che è stato presentato. Arzilla Love Flower Party, 3 giorni zeppi di musica, feste e mercatini. Il
Natale del Mar, avremo l'iniziativa diciamo un po' più che ci caratterizza, che è quella che ormai è arrivata all'ottava edizione, è un po' in maschera, diciamo, dovremo venire tutti appunto mascherati da figli dei fiori, da hippie e quant'altro. Avremo tanti DJ, avremo dei temi specifici, per esempio del 69, che lo faranno quei ragazzi del Baretto. Avremo altri concerti, diciamo, che poi si incontreranno, si finirà da un locale e inizierà dall'altro, quindi anche chi vorrà venirci a trovare avrà questa opportunità, insomma, di visitare tutto. E per informazione è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci a domani.